assegnato a padre Maurizio Patriciello, il premio Lux Caritatis 2023, conferito e consegnato presso il Santuario della Spina Santa dal rettore Don Alessandro Bottiglieri. Questa la motivazione del riconoscimento, testimone coraggioso, perseverante, umile apostolo del Vangelo, per la vita dedicata al proprio ministero e al servizio, soprattutto a difesa della legalità e dell'ambiente, nell'unica e irripetibile avventura, ai piedi della croce, di cui si deve aver paura, perché è l'altra faccia dell'amore. Don Patriciello, parroco nel degradato Parco Verde di Caivano, è impegnato da sempre nella lotta per la tutela del territorio, inquinato dalle discariche industriali e radioattive con la presenza della cosiddetta Terra dei Fuochi, e nella battaglia contro la criminalità organizzata. Lo scorso anno a ricevere il premio Lux Caritatis fu Sua Eminenza Cardinale Ernest Simoni. Quest'anno è andato al prete che si batte contro la camorra balzato negli ultimi tempi agli onori della cronaca in un contesto di forte degrado. A Giffoni Vallepiana, Don Maurizio Patriciello è stato ospite qui alcuni anni fa al Giffoni Film Festival della città del cinema per i ragazzi. Lei ha un buonissimo rapporto con i ragazzi. Sì, loro sono il presente e sono il futuro. Penso che le nostre energie debbano essere spese soprattutto per quanto riguarda il mondo giovanile, e attraverso un momento abbastanza complesso, complicato, non dico più difficile, ma più complesso certamente di quello che abbiamo vissuto noi. E l'arrivo dei social in modo così massiccio, la possibilità di connettersi in tempo reale con tutto il mondo, insomma, questo porta una grande ricchezza, ma porta anche grandi problemi, insomma, l'abbiamo visto anche per quanto riguarda il problema della pornografia online, che grazie a Dio anche è entrata adesso nell'agenda del Parlamento, e anche sembra che qualcosa di bello si stia facendo anche al riguardo. Lei sta facendo tanto per il sociale, per i giovani, nella sua parrocchia. Quanto c'è ancora da fare? Ci sarà da fare fino alla fine del mondo. Io sono un prete, quindi devo annunciare il Vangelo e dovrei annunciarlo soprattutto con la vita. Questo purtroppo non sempre ci riesce bene, perché se è facile parlare è più difficile poi da dare l'esempio. Ma il Vangelo si annuncia soprattutto con la vita, e quindi i ragazzi ci guardano e dobbiamo chiedere al Signore la grazia di poter essere coerenti per quello che diciamo. Insomma, solamente il peccato, dicevano i padri della Chiesa, chiudere la bocca al predicatore, e questo non deve succedere mai. Infatti, lei mi ha anticipato, proprio questo gli volevo chiedere: come sta vivendo questi momenti difficili? Io sono un prete, sono un cristiano, sono un credente, quindi la cosa importante è la preghiera e la celebrazione della messa, ed è il credere che il Signore non ci lascia soli, è una sua promessa: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e questa promessa lui la mantiene ogni giorno, e poi anche basta ogni giorno il suo affanno. Bisogna avere la capacità di saper gioire delle piccole conquiste, delle piccole cose, che risultati che si raggiungono, e poi guardando sempre oltre. Stasera riceve un premio importante qui al Santuario della Spina Santa con Don Alessandro Bottiglieri. Quanto è importante per lei? Ma ricevere un premio è sempre una cosa un po' bella da un lato, e dall'altro lato è una cosa che logicamente ti responsabilizza, perché danno un premio a me, insomma, vuol dire che evidentemente questo confratello ha seguito qualche cosa, insomma, è a stima e condivide un cammino, un percorso, e quindi ricevere un premio fa piacere, certamente è una cosa bella, insomma, però anche vuol dire che loro si fidano, e noi dobbiamo fare attenzione a non tradire mai la fiducia che gli altri pongono in noi. Cosa si sente di dire ai giovani di Giffoni, in questa città famosa nel mondo per il Festival del Cinema per i ragazzi? E intanto siete fortunati, insomma, non è che succede a tutti i ragazzi, no? E tutti i giorni di essere così, di abitare in un piccolo centro, che poi Giffoni non è Los Angeles, non è Milano, insomma, ed essere famosi in tutto il mondo. Anche loro, se da un lato vivono la bellezza di quello che succede intorno, dall'altro lato però anche sono più responsabilizzati. E la regola del Vangelo è sempre la stessa: chi ha ricevuto di più deve dare di più.